Sette tendenze moda di quest'anno che eviterò come la peste quest'estate. Ciao a tutte, benvenute a un nuovo video. Sono Cristina, blogger di No Time for Style e autrice di una serie di corsi e manuali tutti dedicati allo stile e all'immagine di noi donne over 40. Oggi sono qui per parlarvi di tendenze moda estate, un argomento che tutte noi amiamo sempre tantissimo, e in particolare per parlarvi di sette tendenze che sono di gran moda, almeno a leggere le riviste di moda quest'anno, ma che io assolutamente ho deciso di evitare, personalmente durante l'estate. Naturalmente, come sempre, non che ce ne sia bisogno, credo a questo punto, che queste sono semplicemente le mie opinioni personali. Per cui, se tutte queste tendenze, anche tutte indossate assieme, vi piacciono tantissimo, per carità, sentitevi libere, di indossarle senza problemi. Penso semplicemente che la moda sia soprattutto un gesto creativo, che quello che indossiamo debba riflettere assolutamente i nostri gusti e quindi non ci sia veramente il giusto e sbagliato. Per cui, da me, non aspettatevi quei consigli bon ton preconfezionati che sono ripresi da qualche galateo di corte di qualche regina, perché non è mia intenzione. Io penso che anche la classe, la buona educazione, lo stile debbano essere vissuti un pochino con naturalezza, integrati anche con la nostra personalità, altrimenti rischiano di sembrare rigidi, quasi ridicoli e artificiali. La prima tendenza che eviterò, per ragioni anche proprio climatiche, sono gli elementi di plastica, magari trasparente, di gomma e di plexiglass, sia nell'abbigliamento che negli accessori, come per esempio le calzature. Quest'anno stiamo vedendo tantissimo, per esempio, i sandali in plastica o in gomma trasparente o anche colorata, ma anche proprio t-shirt, interi abiti o anche gonne con elementi appunto ricavati in plastica oppure in gomma. Io personalmente trovo questi elementi magari interessanti dal punto di vista visivo, finché sono ben inscenati magari sulle passerelle, ma poi all'atto pratico, soprattutto con le alte temperature che di solito alle nostre latitudini ci sono d'estate, assolutamente anacronistici. Non appena si mette a far caldo, magari i piedi si gonfiano, oppure comunque la pelle suda sotto questi materiali che non fanno che, secondo me, amplificare il problema del caldo. L'effetto è veramente bruttino. Se proprio vogliamo, non so, indossare un bel sandalo con qualche elemento di questo tipo, possiamo magari scegliere di farlo nelle giornate più fresche, magari la sera e non in pieno giorno, perché io in giro di piedoni belli gonfi per problemi circolatori legati anche proprio alla stagione, infilati in un bel sandalo in plastica, li ho già visti in giro e non fanno proprio tanta scena. Un'altra tendenza che eviterò assolutamente quest'anno, che mi piace tantissimo naturalmente su una bellissima modella sulle passerelle, è quella della microgonna. Personalmente non mi faccio problemi a indossare vestitini e anche gonne sopra il ginocchio, quantomeno d'estate oppure d'inverno con una bella calza spessa, però ecco, la microgonna io la trovo davvero difficile da indossare. Personalmente non lo farei, ma anche sulle ragazze giovani quello che noto è che spesso la lunghezza micro termina in un punto in cui la gamba, in particolare la coscia, è particolarmente larga, quindi in un punto poco valorizzante persino se si hanno delle belle e lunghe gambe. Questo perché gli orli dei vestiti e delle gonne andrebbero sempre scelti, e questo a prescindere dalla vostra forma fisica, è una regola universale, in modo che l'orlo, la lunghezza, finisca in un punto sottile della nostra gamba. Di solito, ecco, non corrisponde al punto in cui finiscono la gran parte delle microgonne, perché è un punto abbastanza largo dove la coscia naturalmente tende un pochino ad allargarsi, e quindi le trovo anche poco valorizzanti, a meno proprio da avere certe falcate che però io vedo solo sulle modelle da passerella oppure su una ragazzina magari di 12, massimo 13 anni. Un'altra tendenza che personalmente eviterò, non perché non mi piaccia in termini assoluti, è quella del cut-out, cioè di quei top oppure anche di quei vestiti che hanno dei tagli strategici. In realtà questi effetti geometrici mi piacciono molto, li trovo anche molto eleganti, molto raffinati, anche innovativi, perché era da qualche anno che non li vedevamo nella moda. Mi piacciono soprattutto giocati sul bianco, sul nero, sui colori neutri e anche un pochino netti, perché trovo che risaltino di più. Il motivo per cui eviterò questa tendenza è che la trovo personalmente un pochino complicata. L'ho già notato sia su di me che su altre donne: a seconda del taglio, del tipo, diciamo, di gioco geometrico, può non essere donante in base alla nostra forma fisica. Io, per esempio, una volta mi ero comprata
comprato una maglia che tagliava via praticamente questa fetta, rivelando solo un pezzetto di spalla. E per esempio, rispetto a un normale top che lascia tutte le spalle scoperte, tipo il classico top alla Bardot, mi fa le spalle quasi cadenti, mentre se indosso per esempio un bel monospalla oppure una di quelle maglie di quei top alla Bardot mi sta subito molto meglio. Quindi ecco, io non dico di no a questa tendenza in termini assoluti, ma va studiata con attenzione perché a seconda di dove sono i tagli strategici di questi capi possono essere più o meno donanti. Quindi ecco, se vi piace questa tendenza assolutamente sì, ma fate prima la prova a specchio perché non è detto che sempre risulti valorizzante. Un'altra tendenza a cui dirò di no quest'estate, anche qui la trovo un pochino anacronistica con le alte temperature, è quella del super trasparente. Certe trasparenze un po' velate, per esempio per un bel copricostume che sotto rivela magari la forma del bikini o anche del costume intero, le trovo molto eleganti e molto belle. Lo stesso la sera, magari un bel top con sotto naturalmente qualcosa che vi copra e che crei proprio un bel gioco di geometrie. In quel caso lo trovo molto elegante, ma proprio il super trasparente che rivela tutto, indossato magari anche qui in tessuti che possono essere addirittura plastificati sopra qualcos'altro, difficilmente risultano eleganti al di fuori delle passerelle, perché non sono abbastanza studiati, perché richiedono veramente un attento studio di quello che indossiamo sotto e di come i due pezzi, sia a livello di colori che di materiali, si combinano tra di loro. Quindi sì, magari a velature, a semitrasparenze, proprio il trasparente trasparente per me è un no. Un altro stile che sta andando moltissimo e che so che a moltissime piace, e qui parlo proprio solo di gusti personali, è quello dell'iperfemminile, dei tanti fronzoli, dello stile super romantico che rispunta puntualmente ogni estate, che è molto presente anche proprio quest'estate. In questo caso non è che non mi piaccia lo stile, perché su altre donne più adatte a questo genere posso apprezzarlo anche molto, ma io personalmente trovo che questi capi non mi rendano giustizia. Oltretutto sono abbastanza minuta, sono alta 1,63 m, come vedete non sono esattamente un colosso, per cui trovo che questo stile non mi renda giustizia. In più non riflette assolutamente la mia personalità, io non sono poi così romantica e sognante, e quindi a me personalmente non piace tanto. Se dovessi indossare magari un singolo top, una camicetta di questo tipo, sicuramente lo spezzerei con qualcosa magari di più mascolino o comunque di molto meno romantico, come per esempio un paio di shorts in denim, oppure anche un paio di pantaloni sempre in jeans un pochino grezzi, cose di questo tipo, perché altrimenti proprio il super romantico dalla testa ai piedi a me personalmente non si addice. Un altro trend super forte che c'è stato annunciato già a febbraio sulle varie riviste di moda è quello dell'intimo o anche dei bikini, dei costumi da bagno a vista in piena città. Io questo trend semplicemente non lo capisco. Tutti i libri che parlano di stile, di buon gusto, tutte le donne proprio iconiche per il loro stile hanno sempre detto che l'intimo non dovrebbe rivelarsi sotto i vestiti. Parlo addirittura apposta in piena città, io lo trovo un pochino fuori luogo. Se vogliamo giocare con questa tendenza, scegliamo magari un bel top di bikini gioiello, magari di quelli incrostati con pietruzze Swarovski o paillette giocati sotto un tessuto magari più opaco. Cose di questo tipo possono essere molto belle. Io personalmente lo lascerei per una bella serata o anche giornata al mare, piuttosto che per la piena città e magari per la vita operativa. Se andiamo a lavorare così, magari può risultare un po' sgradevole, fuori luogo. Inoltre stiamo attenti, perché anche qui appunto non tutto funziona, bisogna scegliere con grande attenzione cosa riveliamo e cosa invece faremmo meglio tenere nascosto. Un'altra tendenza dell'anno è quella della maxi borsa, della borsa davvero enorme. Questo l'ho visto tantissimo sulle riviste, in strada ancora non lo vedo, secondo me perché tantissime donne come me si sono rese conto che la maxi bag, soprattutto enorme come quelle che si sono viste quest'anno, è in realtà estremamente scomoda, soprattutto d'estate, dove abbiamo voglia di leggerezza e magari non dobbiamo portarci in giro tutto il tempo la sciarpona, il golfino e altre cose per stare ben calde, ben protette.
certe, evitiamole. Ci sono borse di grandezza media, al limite medio-grande, che possono davvero contenere tutto quello che ci occorre, a parte quando magari viaggiamo in aereo che ci serve il borsone, ma se no io questo tipo di borsa, ecco, non è un pezzo in cui personalmente investirei. Tra l'altro, una decina di anni fa andavano molto di moda le maxi bag, che comunque non erano grandi come quelle di quest'anno, e personalmente non tornerei indietro, erano veramente massacranti e molte perdevano anche la loro bella forma, persino quelle firmate. Io ho avuto una bellissima Celine che era talmente enorme che si afflosciava tutta, quindi l'avevo anche pagata tanto, ma non ha mai avuto quella resa come veniva, diciamo, mostrata in pubblicità, perché appunto era troppo grande per mantenere la sua forma. Quindi evitiamola perché è poco pratica e anche poco bella. Inoltre c'è anche un discorso che, a meno che veramente siate molto molto alte, abbiate magari anche una struttura fisica importante, questo tipo di borsa in qualche modo stride anche con la vostra fisicità. Quindi per me personalmente anche questo è un no. Spero che questo video un pochino stroncante vi sia piaciuto. Io ripeto, potete indossare tutto quello che volete, io non sono qui per insegnare assolutamente niente, ho solo detto il mio parere su quelle che sono sette tendenze assolutamente di moda che però io personalmente quest'estate eviterò. Se questi video vi interessano, qua sopra ne trovate subito altre due da guardare. Lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale accendendo anche la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!